specifici qui su Canale Mi Planet, io sono sempre Vittor Laszlo 88 e questo è Best and Worst. Oggi voglio parlare dei lati positivi e negativi sulla carta riguardanti un film che io sto attendendo proprio pochissimo. Talmente pochissimo che se per caso dovesse deludermi causerà l'esplosione spontanea del mio corpo che mi ucciderà all'istante. Sto parlando naturalmente di Suicide Squad, il terzo film del cosiddetto DC Extended Universe, ovvero l'universo DC al cinema creato dalla Warner. Ma bando alle ciance, come sempre iniziamo con i best. Dunque, il primo best è relativo al fatto che questo Suicide Squad sia il primo film del DC Extended Universe a non essere diretto da Zack Snyder. Come ho già detto un sacco di volte nei miei video e non solo, io non sono tra quelli che criticano Snyder a prescindere. Semplicemente non mi sono piaciuti né Man of Steel né Batman v Superman perché credo che lui non sappia trattare in maniera adeguata la materia. Poi certo, ci sono tante persone che hanno apprezzato tanto il primo quanto il secondo film, però obiettivamente c'erano molte cose che non andavano proprio a livello strutturale, sia dal punto di vista registico che dal punto di vista narrativo. In particolar modo Batman v Superman, che attendevo con grande trepidazione, mi ha deluso a tal punto da farmi perdere quasi completamente la fiducia nel progetto del DC Extended Universe. La cosa che più mi fa specie però è che ancora non sono riuscito a capire se quello che io considero un inizio fallimentare sia dovuto all'incapacità di Snyder di gestire i film relativi a questo particolare universo cinematografico, oppure se ci siano state finora pesantissime ingerenze da parte della Warner che hanno fatto fallire più o meno i progetti finora presentati. È per questo motivo che ho detto che ho perso quasi completamente fiducia nel DC Extended Universe e non in toto, perché questo Suicide Squad rappresenta la cosiddetta prova del 9. Se il film dovesse risultare anche solo abbastanza soddisfacente, allora avremmo la riprova che forse la colpa era soprattutto di Zack Snyder e non solo della produzione. E qui si passa direttamente al secondo best, cioè il fatto che questo Suicide Squad sia diretto da David Ayer. Ayer è un regista che io personalmente apprezzo non poco, mi è piaciuto tantissimo il suo Fury del 2014, che da noi però è arrivato solo l'anno scorso, un film di guerra con Brad Pitt abbastanza tamarro, ma poi non troppo, ed è questo che io adoro di David Ayer, il fatto che lui riesca a dare un punto di vista che sia sì tamarro, ma comunque anche peculiare, un qualcosa di veramente unico nel suo genere. Insomma, il regista perfetto per dirigere questo Suicide Squad, che sembra essere sulla carta un film abbastanza diverso da quelli finora proposti dal DC Extended Universe, non certamente una pellicola che mostra degli eroi decostruiti, ma piuttosto degli anti-eroi che sembrano essere più che altro paragonabili ai Guardiani della Galassia di casa Marvel. Ovviamente questa è solo l'impressione che hanno dato i trailer finora diffusi e le clip che sono state caricate su YouTube recentemente, soprattutto dopo il San Diego Comic Con. Quando si parla di blockbusteroni di questo tipo non mi faccio mai grandi illusioni circa la regia, perché non dovrebbe essere neanche la prima cosa da guardare in casi come questo, dal momento che spesso e volentieri sono gli stessi produttori ad imbrigliare la creatività del regista. Ma ho citato poco fa Guardiani della Galassia, James Gunn, e lì la regia era veramente strepitosa, così come era interessante quello di Joss Whedon per quanto riguarda il primo Avengers. Mi permetto quindi di sperare che abbiano lasciato una certa libertà registica a David Ayer per quanto riguarda Suicide Squad, anche perché da quello che è stato mostrato fino nei trailer e nelle clip la regia sembra essere di livello, almeno io spero che sia un action di tutto rispetto. Un altro best riguarda il cast. In questo film hanno puntato infatti su grandi nomi che stanno facendo discutere il pubblico e la critica da mesi. Sono molto curioso di vedere sul grande schermo ad esempio il Deadshot di Will Smith. In molti si sono lamentati per il fatto che ancora una volta abbiano reso afroamericano un personaggio che nei fumetti è caucasico. Diciamo che in questo caso, secondo me, non è che ci sia molto a lamentarsi, anche perché Deadshot non è un personaggio particolarmente iconico, ed è chiaro che abbiano scelto Will Smith solo perché avevano la possibilità di inserire lui, che è un nome di richiamo. Quindi in questo caso si tratta di una scelta puramente commerciale che sicuramente pagherà. Io e molti altri adoriamo Will Smith e sono sicuro che in tanti andranno a vedere Suicide Squad anche solo per vedere come se la caverà in questo ruolo, che potrebbe protrarsi in film successivi. Per non parlare del successo planetario prematuro a livello estetico che ha avuto l'Harley Quinn di Margot Robbie. Sì, perché ancora il film non è uscito e sono mesi e mesi ormai che alla fine del fumetto è possibile vedere una marea di cosplayer vestite come l'Harley Quinn della Robbie. Il personaggio naturalmente lo conoscete tutti,
io ho imparato ad apprezzarlo fin da quando ero piccolo nei cartoni animati scritti da Paul Dini, quelli degli anni 90, e questa è una versione completamente differente che esula anche in per buona parte da quella proposta nei videogiochi di Arkham, e devo dire che sembra funzionare. Naturalmente mi riservo di dare un giudizio più approfondito una volta che avrò visto il film. Inoltre, secondo me è stata una scelta di poco saggia affidare il ruolo di Killer Croc niente proprio di meno che ad Adewale Akinwumi Agbaye, il mister Echo di Lost, nonché Simon Adebisi della serie Oz, un attore a mio parere veramente capace che in questa veste in tutto particolare potrebbe farsi valere non poco. E sì, lo so che state aspettando che faccia il suo nome, ma no, non lo farò subito e tra poco capirete perché. Voglio invece agganciarmi in prepotenza ad un discorso che comunque ha a che fare con quello di cui sto parlando. Voglio per appunto trattare un best che secondo me è molto molto importante, ovvero il fatto che abbiano scelto di portare sul grande schermo personaggi che sono incredibilmente interpretabili. Sì, perché la Suicide Squad, prima che venisse annunciato il film, non la conosceva quasi nessuno, se non gli appassionati dei fumetti. Tutto questo non vi ricorda qualcosa? Esatto, questo è uno dei motivi per cui in tanti hanno l'impressione che con questo Suicide Squad vogliono fare qualcosa di simile a quello che ha fatto la Marvel con i Guardiani della Galassia, perché anche quei personaggi erano sconosciuti più e sono diventati iconici grazie al film di James Gunn. Che cerchino di fare lo stesso con questa pellicola di David Ayer? Io penso assolutamente di sì. Ok, Harley Quinn è un personaggio che ad esempio tutti conoscono, però come ho detto poco fa hanno cercato di darle una svecchiata, di creare qualcosa di nuovo anche a livello estetico. Infatti è una versione un po' cheerleader, ma da quello che è stato mostrato la Robbie sembra aver interpretato benissimo un personaggio che è a dir poco folle. Il fatto che a parte Harley Quinn e Joker, che sono già abbastanza noti, gli altri personaggi non siano particolarmente riconoscibili ha potuto far sì quasi sicuramente che il regista e il team di produzione potessero interpretarli a loro piacimento, consacrandoli nell'Olimpo cinematografico per quanto riguarda i cinecomics. E questa scelta potrebbe accontentare tanto i profani quanto gli appassionati dei fumetti DC, perché gli uni verrebbero a conoscenza dei personaggi di cui altrimenti non avrebbero mai nemmeno sospettato l'esistenza, mentre gli altri invece potrebbero rimanere sorpresi nel vedere sullo schermo versioni particolari e soddisfacenti di personaggi che invece erano abituati a conoscere in un'altra veste. Del resto, come dice anche Matioski, potremmo aspettarci grandi cose anche le più sospettabili, come ad esempio Captain Boomerang. Proseguiamo dunque con il best che lo so tutti stavate aspettando: il Joker di Jared Leto. Quando parecchio tempo fa era stato annunciato che in Suicide Squad ci sarebbe stato anche il Joker, in molti si sono indignati perché a detta loro era passato troppo poco tempo dall'ultima interpretazione del personaggio a opera di Heath Ledger nel Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, che non aveva senso offrire un'altra. Altri invece erano molto contenti perché comunque si sa, il Joker crea sempre molta curiosità. Io sinceramente sono andato in visibilio quando ho saputo che interpretarlo sarebbe stato Jared Leto. Non sono stato praticamente entusiasta quando ho visto le prime immagini, ma man mano che sono usciti i trailer e le clip questo Joker ha iniziato sulla carta a convincermi sempre di più. Da quello che si è potuto vedere finora sembra che abbia preso spunto un po' da Joker di Heath Ledger, un po' da quello di Jack Nicholson, da quello fumettistico di Alan Moore e non solo. E poi diciamocelo, Jared Leto non è certamente l'ultimo dei coglioni, è un attore premio Oscar, non che questo voglia dire per forza qualcosa, ma ha sempre dimostrato di prendere sul serio il suo lavoro e ha interpretato in ogni occasione i ruoli che venivano affidati in maniera a dir poco istrionica. Oltretutto è uno showman completo perché non è solo attore ma è anche cantante. Insomma, stiamo parlando di una persona di spettacolo straordinaria. E se devo essere sincero, questo Joker di Jared Leto mi ha particolarmente impressionato fin dal primissimo trailer in cui è comparso ormai mesi e mesi fa, perché innanzitutto entrava in scena con una risata che metteva i brividi, e penso che la risata del Joker sia una delle cose che più devono caratterizzare il personaggio. Ma poi, quando dice la famosa frase "ma non ti ammazzo mica, voglio farti solo molto, molto male", ha un'espressione di gioia negli occhi che rappresenta perfettamente il personaggio. È un folle che trae un divertimento immenso nel portare avanti questi suoi piani folli, nel diffondere questa sua pazzia. Insomma, in quei pochi frame, secondo me, Jared Leto è riuscito a racchiudere l'essenza pura del personaggio. Naturalmente
ovviamente bisogna verificare con i propri occhi quale sarà il risultato finale. Oltretutto si credeva che sarebbe stato presente veramente poco nel film, e invece pare che ci sarà per circa un totale di 15 minuti, che secondo me sono già più di quelli che tutti avremmo pensato, un po' come lo Spider-Man di Civil War. Tutti eravamo convinti che l'avevamo visto per un secondo, invece c'è stato per almeno un quarto d'ora buono in tutto il film. Certo, quando uscirono le critiche ve l'ho detto che Spider-Man sarebbe stato presente per un totale di mezz'ora tra le scene in cui indossa il costume, in cui invece semplicemente Peter Parker, e poi alla fine i minuti erano appena 15, quindi non vorrei che qui abbiano gonfiato il minutaggio, ma non penso. Credo che 15 minuti potrebbe essere un tempo giusto anche solo per approcciarsi al personaggio che verrà poi inserito nei prossimi film del DC Extended Universe, in particolar modo a quanto pare in quello su Batman diretto da Ben Affleck. Un ultimo best riguarda l'improvviso cambio di stile. Man of Steel e Batman v Superman secondo me avevano un problema di fondo. Si prendevano fin troppo sul serio con questa atmosfera dark che veniva talvolta interrotta da momenti eccessivamente tamari che nulla avevano a che fare con il tono che aveva tenuto il film fino a quel momento, e poi era troppo insistita la decostruzione dei personaggi che però non andava realmente in profondità. Con questo Suicide Squad invece sembra che abbiano decisamente cambiato tono e modo di fare, lo dimostra anche il celeberrimo trailer con Bohemian Rhapsody qui in sottofondo, che fa sembrare il film qualcosa di totalmente folle, ed è per questo che in tanti continuano a fare il paragone tra Suicide Squad e Guardiani della Galassia, ma credo che il tutto verrà realizzato con uno stile molto particolare. Non penso che ci sarà quel grado di sguaiatezza, sarebbe un cambio di tono veramente esagerato. Io penso che manterranno un'atmosfera abbastanza cupa e casomai sfonderanno nel black humor, nella battuta tagliente. Certo, Ayer avrà messo in gioco, si spera, uno stile abbastanza personale, e io confido nelle sue capacità, perché a mio parere potrebbe uscire qualcosa di veramente, ma veramente strepitoso. Quindi abbiamo stuzzicato un po' l'alveare delle api dei best, ma adesso stanno arrivando i pungiglioni temibili delle vespe dei worst. Un worst veramente, ma veramente pesante, che mi fa male al cuore, è relativo alle asprissime critiche che il film ha ricevuto poco dopo la premiere mondiale. Nonostante i primi commenti di chi aveva visto il film inizialmente fossero stati piuttosto positivi, le critiche invece sono state molto cattive con questa pellicola di David Ayer, e la cosa peggiore è che concordano quasi tutte sugli stessi punti. Innanzitutto pare che a funzionare siano giusto Deadshot, Harley Quinn e il Joker di Jared Leto, mentre gli altri personaggi sono abbastanza di contorno e non particolarmente sviluppati, quindi sembra che Ayer non abbia saputo sfruttare al massimo la materia che aveva a disposizione. E poi c'è stata una critica diffusissima verso la trama, che non è particolarmente utile, è scialba, piattissima e con un villain che è lì, non è assolutamente ficcante o interessante. Non so chi sia esattamente, non lo voglio sapere perché voglio la sorpresa per quando vado in sala. In sostanza, in molti hanno definito questo Suicide Squad un passo in avanti rispetto a Batman v Superman, ma che avrebbe potuto essere un passo molto, ma molto più lungo. Quindi certo, tutto ciò è demotivante, io però non voglio mai dare credito alle critiche, perché inizialmente se si andava su Rotten Tomatoes sembrava che Batman v Superman fosse un cinecomic strepitoso, poi dopo qualche giorno hanno iniziato a fioccare le critiche negative e il film era quello che era, lo sappiamo tutti. Quindi chissà che magari qui non sia accaduto il contrario, per cui può essere che abbia dei problemi, perché se le critiche concordano unanimemente su alcuni punti si vede che oggettivamente qualcosa che non funziona c'è, ma io non mi aspettavo un film perfetto. Se il film riesce ad intrattenermi, a farmi affezionare ai personaggi, per me ha già raggiunto l'obiettivo che si era prefissato. Fa un po' più male invece sentire criticare Joker e Jared Leto, perché sì, è vero che nel complesso funziona, ma i critici si sono lamentati del fatto che compaia per soli 15 minuti, e sinceramente è una cosa, ripeto, che non ha veramente senso, in quanto si sapeva fin dall'inizio, ma vabbè. E oltretutto sembra che Jared Leto sia stato meno inquietante di quello che ci si sarebbe aspettati, e che quindi non sia uno dei migliori Joker che si siano mai visti. Anche qui io aspetto di vedere il film prima di credere a tutto questo. Ovvio,
è inevitabile che un minimo la paura si sia fatta strada nel mio cervellino di gallina e che purtroppo le aspettative mi si siano leggerissimamente abbassate, ma non troppo. So già che nei prossimi giorni inizierò a gasarmi e andrò a vedere il film a mille. Quindi le critiche lasciano il tempo che trovano, però era giusto mettere nei worst perché non si può dire che non abbiano avuto effetto sul pubblico. Ci sono molte persone che si sono fatte prendere dalla psicosi e adesso dicono oddio il film fa schifo, non voglio rimanere deluso. Ragazzi, è solo un film, quindi calmiamoci, guardiamolo e pensiamo con la nostra testa. Un worst che sinceramente trovo inquietante è rappresentato da una notizia non confermata ma che effettivamente potrebbe essere plausibile, ovvero quella che vorrebbe che ci fossero due versioni del film. Una più soft, fumettosa e scanzonata, che è quella che andrà in sala, e la director's cut decisamente più cupa e dark, che potrebbe venire inserita nella versione home video del film. Questa ipotesi è avvalorata proprio dal fatto che, a quanto pare, Ayer avesse girato delle scene aggiuntive dopo aver concluso ufficialmente le riprese che avrebbero dovuto rendere il tono del film più leggero. E sinceramente, se effettivamente quella che andrà in sala è una versione tagliata, le palle mi girerebbero. Peraltro, chi ha già visto il film ha ammesso che i tagli sembrano effettivamente esserci. Oltretutto pare che abbiano tagliato alcune scene con il Joker, cosa che mi fa imbestialire perché già, come vi ho detto, compare poco. Avrebbero potuto tranquillamente aggiungere qualche minuto in più, però quelle sono scelte. Dopo Batman v Superman non hanno capito nulla. Capisco che il film lo hanno girato praticamente in contemporanea con quello, però trovo assurdo assecondare questa tendenza per cui vengano realizzati dei DLC dei film, ovvero delle versioni estese con delle scene che completano il tutto, ma manda in sala il film vero e proprio. Perché cazzo io devo spendere ancora soldi per vedere il film come era stato pensato fin dall'inizio? Porca puttana, manda in sala una versione estesa di suo. E ripeto, è già stato fatto altre volte, anche con il film del Signore degli Anelli e quant'altro, ma le scene aggiunte del Signore degli Anelli non erano fondamentali ai fini della comprensione della trama. Erano solo delle scene che arricchivano il tutto, e comunque già la versione cinematografica di ciascuna di quelle pellicole era molto lunga, quindi i tagli li posso capire. D'altro canto, chi ha già visto il film ha anche ammesso che le scene tagliate probabilmente non dovrebbero aggiungere più di tanto perché non presenta i problemi a livello di sceneggiatura che aveva Batman v Superman. Tutto è sufficientemente chiaro, quindi probabilmente saranno scene aggiuntive che vanno a arricchire il tutto. Non si sa bene, speriamo solo che non abbiano combinato un altro casino come hanno fatto con il film di Snyder, perché altrimenti ci sarebbe veramente da incazzarsi. Però voglio dare fiducia a Ayer e soci e guardare il film sperando di non trovarmi di fronte ad un prodotto troppo evidentemente mutilato. Un worst che mi ha fatto salire 120 carogne sulle spalle è stata la scelta recentissima di anticipare l'uscita italiana del film spostandola dal 18 agosto al 13. Detta così, a molti la cosa non è sembrata strana. D'altronde anche Ant-Man lo scorso anno era uscito il 12 agosto, quindi poco prima di Ferragosto, ma ci sono due differenze sostanziali in questo caso. La prima è che questo non è un film Marvel. La Marvel, in ormai quasi 10 anni di attività al cinema, si è creata una tale credibilità che i loro film potrebbero uscire tranquillamente alla mezzanotte il 15 agosto e riempirebbero comunque le sale. Quindi, siccome questo Suicide Squad arriva dopo Batman v Superman, che è un film che ha deluso moltissimi dei fan, secondo me non si potevano assolutamente permettere di farlo uscire poco prima di Ferragosto. Non solo, il 12 agosto lo scorso anno cadeva di mercoledì, il 13 agosto cade di sabato quest'anno, quindi il film non uscirà il 18 agosto, che se non sbaglio era un giovedì, ma sabato 13 agosto. Vi sembra normale far uscire un film su cui puntavano così tanto il 13 agosto? Ad esempio, io il 13 agosto non ci so perché sono all'Arpa Dracale, il tema di Game of Thrones, e quindi non potrò vederlo subito, ma come me ce ne sono tanti altri che magari si sono programmati le vacanze nel weekend e andranno a vedere il film in un momento successivo. E alcuni potremmo dire, beh, ma allora tanto lo andranno a vedere, sì, ma è molto importante per un film il primo weekend
weekend al box office. Se tu mi piazzi il film di sabato, che già è una cosa stronza far uscire il film di sabato, ma per giunta me lo piazzi il sabato prima di Ferragosto, quanti cazzo te lo andranno a vedere? È una cosa che io trovo assurda. Porca puttana, ma farlo uscire i primi di agosto come hanno fatto negli Stati Uniti d'America era troppo difficile? E la gente dice, ma non sono mai contento queste persone. Prima, ad esempio, con la ricerca di Dolly dicono che non lo vogliono prima. Con Suicide Squad si incazzano se anticipano. Sì, ma è un anticipo stupido, è un anticipo anti-marketing. Qui proprio ti fanno schifo i soldi. È una cosa, vi giuro, che non capirò. Se qualcuno dovesse sapere il perché preciso per cui hanno deciso di anticipare in questo modo, per cortesia, fatemelo sapere, perché io proprio sto perdendo la testa, davvero sono giorni che cerco di capire perché abbiano fatto una cosa del genere e vi giuro non ci riesco, però vabbè, ormai è così e dobbiamo tenerci questa decisione. Infine, l'ultimo worst riguarda una notizia che ho letto di recente e che non è che sia una cosa particolarmente importante, ma che mi ha fatto un po' storcere il naso. Da mesi era stato annunciato che nel film ci sarebbe stato anche il cameo del Batman di Ben Affleck, per far capire che questa pellicola si ricollega a Man of Steel e Batman v Superman, per dare un senso di continuità tra i vari film. Il problema è che recentissimamente è stata paventata l'idea, non del tutto confermata, che forse quello che vedremo sullo schermo non sarà effettivamente Ben Affleck, ma semplicemente uno stuntman con il costume del suo Batman. Quindi Batman potrebbe avere una rilevanza veramente esigua, tant'è vero che se è vera la notizia che non si tratta di Ben Affleck, neanche lo inquadreranno da vicino, altrimenti si noterebbe, quindi neanche parlerà. Questa cosa dispiace. Certo, il film è Suicide Squad, non Batman and the Suicide Squad, per amor del cielo. Però non capisco che senso avrebbe mettere Batman se devi solo farlo vedere di sfuggita. A questo punto penso che il pubblico l'abbia capito che si tratta di un film collegato a Batman v Superman. Non c'era bisogno di inserire un cameo inutile e solo visivo di Batman. Però anche qui non posso giudicare, perché magari la notizia è falsa e poi effettivamente vedendo il film Ben Affleck salta fuori. Però il punto è che la pulce nell'orecchio è stata messa un po' alla critica, perché quando qualche giorno fa è stato annunciato il cast completo ufficiale del film prima della sua uscita, effettivamente il nome di Ben Affleck non compariva. Potrebbe essere una trollata, potrebbe essere che l'ha fatto apposta giusto per far parlare per l'ennesima volta del film. Sta di fatto che la cosa un po' mi dà fastidio, perché non ne vedo l'utilità. Anche qui sarebbe un'altra scelta produttiva che non avrebbe senso. Davvero non c'è bisogno per forza di far capire che le pellicole sono collegate. Se non puoi avere Ben Affleck, collegali in altro modo, non lo so, però beh, staremo a vedere. Quindi questi sono i best e worst relativi a Suicide Squad di David Ayer. Io, come al solito, vi invito a scrivere in un commento qui sotto cosa ne pensate, come detto, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se siete d'accordo, perché non siete d'accordo, vi seguiamo la solita area di discussione. E mi raccomando, se ci sono dei best o dei worst che volete farmi notare, perché io magari non ho nominato, o perché non li considero tali, o perché me li sono persi per strada, scrivetemeli in un commento. Per cui, come al solito, vi abbraccio, sentite le mie ascelle con i peli arrampicanti che suadentemente vi accarezzano gli zigomi. Io spero troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.